Questo è l'uragano che gioca con noi. Qua c'è un uragano che ci segue, sì. Diciamo. Qua abbiamo quasi 14 metri d'onda. 14 metri d'onda? 13 e mezzo. Perché non hai forza. Yeah! Sei proprio una sega, Sena! Sei un bastardo! Groppo, altro groppo! Mentre si continua ad andare verso est, 8 dicembre, io ho già anche in bozzetto, bella avventura, bella avventura. Guardate che pioggia e che raffiche di vento. Sono all'interno di questa navicella spaziale degli oceani, ipertecnologica, e adesso stiamo andando più veloci della velocità del vento. C'è Giancarlo e Pierre che sono su in pozzetto e io devo riposare perché dobbiamo cercare di essere tutti operativi almeno un'ora ciascuno al comando. Finalmente con questa andatura mi torna anche un po' di appetito. Di Bolina per 18 giorni ho avuto lo stomaco chiuso, infatti mi sento debole e sono sicuro che questo stia condizionando anche il mio umore. Non mangiavo assaporando così le cose da tantissimo. Che dono il cibo. Cosa si mangia oggi? Couscous, piselli e peperoncino. 25 nodi. Le accelerazioni di Prismian che vola sull'acqua. Bellissimo! Questo è l'uragano che gioca con noi. Qua c'è un uragano che ci segue. Sì. Qua abbiamo quasi 14 metri d'onda. 14 metri d'onda? 13 e mezzo. Qua le raffiche c'erano 85 nodi. Eccole qua. Ok, vai. Finalmente, pomeriggio dell'8 dicembre, abbiamo strambato e si punta l'Orient. Al tramonto cala di nuovo un po' il vento, adesso ci sono 18 nodi, c'è da fare di nuovo un cambio vele, rimettere il J0 per andare più veloci. Ho i pantaloni bagnati, in verità sono tutto umidiccio, mi pizzico ovunque. Il cuore mi esplode dalla fatica e inizio a fare tanti pensieri di angoscia e paura. Vorrei essere a casa, i fischi dei foil mi sembrano stridenti canti di streghe malvagie. Il vento che soffia e fa fischiare le vele mi sembrano voci di bambini disperati che chiedono aiuto. E la mia mente cade in un vortice di pensieri cattivi e fuori controllo. La stanchezza è un dono bellissimo, perché quando ti fermi un attimo e la tua mente inizia a viaggiare nella paura, la stanchezza ti prende tutti questi pensieri, te li spazza via ad uno e ti addormenti in un microsonno, sereno. E quando ti svegli dopo un'ora sei già un'altra persona. Quei pensieri di debolezza e ansia non ci sono più. È il mio turno. Devo essere concentrato al timone e non posso pensare a dove vorrei essere ora. Il mare mi ha già ipnotizzato di nuovo nel suo regno di religione ed è qui che voglio essere. In mare. In questo mare che tanto mi fa soffrire ma che tante volte mi ha salvato. Mi ha salvato dalla monotonia, dai luoghi comuni, da pensieri banali e dalle strade battute che non mi interessa percorrere. A volte non so più se il mare è la mia più grande libertà o la mia più grande prigione, ma non importa, lo vivo. Arriva la sera dell'8 dicembre. Abbiamo rimesso il J0 perché stiamo scappando dall'uragano e il comandante ha deciso di mettere il J0 anche se era una situazione al limite. Preferisco cambiare la vela perché meglio cambiarla e doverla ricambiare dopo 3-4 ore che restare pigri e magari fare tutta la notte 12 ore sotto invelati con l'uragano dietro. Esatto.
che bussa. Grande capitano! È grande il capitano, grande il capitano. Momenti di tensione, di adrenalina, ma di pura vita, pura vita. Che portanza! Stop! Venerdì 9 dicembre, si punta verso casa. E stanotte che dicevi che abbiamo surfato un po' le onde dell'uragano? Beh sì, adesso ancora stiamo continuando, eh. Questa è tutta l'area di lui, che meno male è lontano, altrimenti ci avessimo vicino non saremmo qui a parlare. No. È come avere un cane che ti corre dietro. Ci correrà dietro fino a sabato a mezzanotte. Poi dopo lui prenderà una direzione e noi un'altra. Bisogna tornare a andare veloci. Nella difficoltà tu scopri l'autenticità della vita. Secondo me l'uomo nasce in questa condizione. Non si fida del ciclo della natura e vuole assolutamente costruire certezze nella sua vita, no? Guardiamo tutti gli animali della natura. Sopravvivono tutti, però nessuno c'è il frigorifero e nessuno c'è la carta di credito, no? Cioè noi abbiamo bisogno di avere riserve per X giorni in frigo, avere riserve di X soldi in banca, no? E crediamo che questa sia la nostra fortuna e che sia la nostra libertà. Da un lato può esserlo, però è vero anche che questo comfort ha un prezzo, che è il prezzo della mancanza e della scoperta. Io sono anni e anni che per Natale non ho più dei bisogni materiali, perché semplicemente vivendo in questo ciclo di allontanamento dalla normalità e ritorno alla normalità, trovo la mia felicità. Ti capita mai che a volte ti senti anche un po' intrappolato, che ti stia un po' imprigionando e ti stia togliendo la libertà alla tua stessa passione? Sì, questo sì. Una passione è un qualcosa che genera un'emozione su di te e quindi automaticamente spesso l'emozione va al di là della razionalità. Però è anche questo il bello. Cioè tu pensa anche ai rapporti. Se tu non sei innamorato in una relazione, sei distaccato, hai il controllo della situazione, ma non hai quell'effetto di essere inebriato, perdere la testa. Quando invece ti succede, perdi il controllo. Però è lì che esplori dei mondi in cui prima non ci sei mai stato. Piangi, soffri, ma stai esplorando delle cose nuove che quando hai il controllo perfetto della tua vita, che la comandi come l'omino di un videogame, non puoi mai riuscire a ritrovare. Intanto... E adesso io ti faccio una domanda. Quali giorni scarteresti della nostra traversata per cambiarli con dei giorni che passeresti a terra per un arrivo più rapido? No, nessuno. Togli anche un solo giorno a questa esperienza, togli delle emozioni che non completerebbero quello che sta succedendo adesso dentro di me. Un'altra cosa bella del mare, secondo me, sono la profondità dei legami, no? Certe cose ci si raccontano, le persone le scopri. Qua dove siamo adesso, tra 24 ore ci sarà 60 nodi, per questo ci interessa scappare verso est. Questo è il centro dell'uragano che ci sta inseguendo e noi siamo in questa posizione qui. Dobbiamo cercare di essere quanto più nel verde possibile ed essere lontani da tutta questa parte violacea. Fa paura, cioè siamo proprio al limite, siamo. C'è qualche miglio più indietro, eravamo nella merda. Un po' sì. Adesso siamo proprio delle schegge, stiamo andando a 27-28 nodi, vento in poppa, dritti verso casa, 1600 miglia all'Orient. Abbiamo appena fatto un cambio vela, io mi sto preparando un liofilizzato. Sarà un po' dura stanotte. Perché? Perché vedi, ci può passare sopra il fronte. Eventualmente spenderemo un'altra mano di terza rollis, passerà J3. Ah, che bel profumo di verdure. Bello. Ci abbiamo 24 ore dure adesso. Chiaramente l'area dell'uragano ce l'abbiamo dietro, viene verso di noi.
e quindi fino a domani sera saremo in questo flusso forte. Poi a domani sera verso mezzanotte, orario UTC, comincerà a calmarsi il vento e quindi potremo magari anche rimettere una vela su come abbiamo fatto con J0. Francesco, tu adesso devi mettere a lavorare però, eh? Certo. Vieni qua. Sera del 9 dicembre, ci stiamo preparando forse alle 24 ore più tosto della traversata. Io ho appena finito di cazzare Randa. Sono Pier e Giancarlo sul Boma, che stanno mettendo la seconda mano di Terzaroli e ci prepariamo a prendere tra i 30 e i 40 nodi stanotte. Purtroppo l'uragano che abbiamo al Poppa ci raggiungerà un po' e arriverà all'area di 30-40 nodi dell'uragano. L'uragano sta soffiando adesso a 80 nodi e sta alzando un'onda di 14 metri, sperando che non si arrivino più di 40 nodi. Mancano ancora 5-6 giorni all'arrivo, spero. Siamo al 13° giorno, sono veramente stremato. Prova veramente molto molto dura. Non nascondo che sto facendo un po' di difficoltà a stare in barca, a tenere botta, a tenere questi ritmi, i microsonni, le ore di winch, i cambi vela, lo stress, per non parlare poi delle condizioni meteo che continuano a cambiare. Dopo i giorni di pensieri e preoccupazioni, mi è arrivato alla mente un pensiero che mi ha cambiato i prossimi giorni della traversata. Goditi questo stato di meditazione che sei riuscito ad ottenere qui, perché quando finirà ti mancherà. Le emozioni si amplificano ancora di più, l'intensità dell'esperienza cresce, il ritmo di vita a bordo è cambiato. Tutto è come deve essere, tutto va come deve andare. Non c'è più l'angoscia e il pensiero che questa traversata sta diventando troppo lunga, come se fossi entrato in uno stato di meditazione e di equilibrio. I microsonni sono diventati ancora più potenti. Il cambio turno avviene quasi in uno stato di trance. Quando so che è finito il mio turno, inizio subito a dormire, ancor prima di aver raggiunto la branda. Perdo la memoria prima. Lo sballottamento della barca non mi dà più fastidio. Le mani vanno in automatico a cercare appigli sicuri per non cadere e farsi male da nessuna parte. Le parole a bordo non sono mai state tante, ma ora ancor di meno. Credo di non aver mai fatto così intensamente a lungo una meditazione. Cambio vela, stiamo togliendo il J0 e stiamo mettendo il J2. C'è un vento di 30 nodi circa e ci stiamo cercando di allontanare il più possibile dall'uragano che è dietro di noi. Ma quella gialla? Sì, ok. Ho portato la volante. Prima era in testa d'albero, adesso è frazionata. Se te lo dimentichi l'albero, blam, casca. Alba del 10 dicembre. Oggi abbiamo affiancato le Azzorre. Stiamo affiancando le Azzorre e stiamo puntando ancora un po' più a est. Siamo al 31° parallelo. Stanotte ci sono state una trentina di nodi, però ne abbiamo accusati poco perché abbiamo due mani di Terzaroli e J2. Abbiamo navigato bene. Non so ancora quanto manca, non lo voglio sapere. Pensiamo solo a navigare, a stare concentrati e a stare in questa sorta di stato meditativo, in questa lavatrice che ci culla, in questa lavatrice che ci culla. Pier e Giancarlo si stanno mettendo i giubbotti attaccati con l'ombelico alla lifeline, perché ci sono più di 30 nodi. Io sono stremato, continuamente cambi vela, mani di Terzaroli, io non ce la faccio più. Adesso sta mettendo di nuovo mare oltre 30 nodi. Avevamo appena tolto una mano, l'abbiamo rimessa, adesso abbiamo due mani. Adesso sono su a piegare la randa in modo che non si facciano pance che entra l'acqua e devono arrampicarsi praticamente sul boma. Io resto qui pronto al winch, anche se con le braccia ormai sono arrivato, non ho più energia nelle braccia. Io sono stremato, sto dormendo poco, male, sto mangiando anche malissimo, non mi sto nutrendo. Calli alle mani.
Speriamo che non mi chieda più di stare alla colonna. I cambi vela si sono intensificati parecchio. Il vento continua a non essere mai dalla nostra parte e per raggiungere casa siamo costretti a percorrere sempre tanti bordi. Hai surfato una gara. Hai visto tornati? Già che si torna a casa, se non è un successo. Sette nodi, com'è la situa? Stiamo cercando un ragazzo. Fuori ci sono 37 nodi, due mani di Terzaroli e J2. Mitico Pier, sempre pronto, sul pezzo. Simon Pierre, c'est le bateau. Tonde qui è, Francia, fammi la volante per favore, subito. Vado? Sì. È duro, eh? È la notte tra il 10 e l'11 dicembre. È già la seconda o terza volta che strambiamo, perché purtroppo l'angolo del vento cambia sempre e non abbiamo mai l'angolo giusto per mettere la prua a casa. La casa ci si guadagna, il mare ci regala niente, amico. Lo sto capendo. Ancora un cambio vele, nella notte tra il 10 e l'11 dicembre. Dire che sono stremato è riduttivo. Stiamo togliendo il J2 e stiamo mettendo il Fro. Francesco e Camilla. Di nuovo stiamo facendo un altro cambio vela. C'è Giancarlo che sta mettendo il J0. Prima. Non ho più forza io. Pier, gas alla tua. S'il te plaît, dans les mains. Tendu. Con le latitudini più settentrionali è arrivato il freddo. Le scorte alimentari sono quasi in esaurimento, ma ormai mancano meno di 48 ore. Siamo ormai proiettati in un'altra dimensione. È un impetuoso contrasto di gioie e dolori. Abbiamo esattamente vento da poppa e quindi non possiamo metterci esattamente con il vento in poppa, dobbiamo comunque andare a bordi. Per cui stiamo bordeggiando fino all'ultimo miglio. Mancano 900 miglia all'arrivo, all'Orient. Mentre stavamo parlando con Gianchi in pozzetto, stavamo andando in straorza perché, ragazzi, guardate che onda che c'è. L'onda adesso è proprio sgradevole perché è corta, con un periodo corto, sarà circa 7 secondi, ripida, se ci prende la barca di lato, ce la fa sbandare e quindi ci rischia di far partire in straorza. Ho poggiato un po', adesso prenderemo un po' di velocità, ma così la prendiamo un po' più al giardinetto e questo agevole surf. Da qui dentro non si rende l'idea, però c'è veramente un'onda importante. Ci fa anche le allucinazioni. Perché? Perché a me sembrava di vedere una specie di fuoco. La prua. Di fuoco? Si chiama la stanchezza, eh? Sì, eh? Cioè è una cosa luminosa. La stanchezza lo fa. Siamo belli cotti, eh? Cioè si torna e sono le decorazioni che fa. Si torna e si trova le decorazioni di Natale, è vero. È Natale. Madonna mia. Sembra che siamo stati una vita a mare. Comunque, se porta a termine questa missione di passare sti 17, 18, 19 giorni, quello che è, a mare, sarò fiero di me, perché per me è stata dura. Alla fine pure questa capacità di pensare te la dà solo
una situazione così di privazione. Notte del 12 dicembre ci apprestiamo ad un altro cambio vela. Rolliamo il fro e mettiamo il J0. Pronti? Io ho fatto, io posso lavorare in qualsiasi condizione, sono una cosa. La mura e la drizza. Si prende il J0 e si porta a prua. Fro, vai! Notte del 12 dicembre, non si finisce mai. È mollato un po' il vento e l'onda soprattutto, e quindi stiamo rimettendo il J0. L'abbiamo messo e tolto il J0 già boh, 6-7 volte credo. Adesso Junk sta mettendo la mura e poi issiamo e portiamo il sacco a poppa. Grande Pier. Ok, tutto preparato, Pier rimane qui, io e Junk andiamo alla colonna. È durissimo. Perché non hai forza. Sei proprio una sega, Sena! Sei un bastardo. Le braccia mi esplodono. Che le fai scorrere? Va bene, va bene, va bene, vai. Guardate che casino che c'è in pozzetto. Adesso ha preso cima per cima e va messa tutta in chiaro e messa nei giusti scompartimenti. Il Savoia del J2 per lavare la pentola. Il mare si fa con ciò che sia. Abbiamo chiuso il J0, ora lo tiriamo giù e andiamo di J2 perché tra un po' gira il vento, mette forte da prua, ci prepariamo alla bolina. 0 gradi e si arriva con 30 nodi di bolina, così per lasciarti un ricordo grazioso. Grazie capitano. Bellissima traversata. Grazie capitano. Grazie mio. Capitano. 0 gradi, 30 nodi di bolina e io mal di mare. L'incidente o la stupidaggine arriva sempre vicino a terra quando c'è il momento di rilascio della tensione. E siccome so che l'equipaggio è stanco, adesso provo sempre di stare. Sono stanco.